Hare Krishna, benvenuti. Oggi, se avete ricevuto la newsletter o se l'avete letta qui fuori, il tema di questo incontro è che cosa rende differenti i devoti di Krishna dai non devoti. Facciamo una breve introduzione su questo tema, no? Perché scegliere questo argomento? Innanzitutto capire alla luce delle scritture e dei grandi maestri Vaishnava chi è un Vaishnava, chi è un devoto di Krishna. È quanto mai importante avere chiaro appunto chi è un devoto del Signore, perché magari tante persone possono dire di essere in contatto con Dio, o addirittura dicono di essere Dio, di essere loro stessi Dio. Ma appunto gli insegnamenti spirituali autentici ci permettono di discriminare, di distinguere tra ciò che è vero e ciò che appare come vero ma non lo è. E in secondo luogo è un motivo strettamente legato proprio agli insegnamenti che Srila Prabhupada ha dato nei suoi libri. Srila Prabhupada nei suoi libri richiama sempre l'attenzione sullo scopo ultimo. Lui dice: il Bhakti Yoga è un sistema completo in se stesso. È un sistema completo in se stesso e noi dobbiamo capire qual è lo scopo di questo processo, a quale scopo deve portare, questo Bhakti Yoga. Questo Bhakti Yoga deve portare appunto a realizzare questo servizio di amore nei confronti di Dio, la persona suprema, il cui nome è Krishna. Questo sembra un argomento così elevato e per certi versi astratto, perché uno può dire: ciascuno di noi deve confrontarsi con la situazione nella quale si trova, che non è detto che sia una situazione, una piattaforma dove ancora si è realizzato questo profondo sentimento devozionale nei confronti del Signore. Ma l'indicazione che ci arriva da Srila Prabhupada è che lui ripete instancabilmente nella Bhagavad Gita, nello Srimad Bhagavatam, nella Chaitanya Charitamrita, in tutte le opere, è quello: non dimenticate mai lo scopo per cui state praticando la vita spirituale, che è quello di realizzare effettivamente lo scopo, innanzitutto comprendere qual è lo scopo e poi realizzarlo. E quindi diciamo che questo incontro ha proprio questo obiettivo, no? E vedere alla luce delle scritture e delle testimonianze autorevoli dei maestri qual è questo scopo da perseguire? Quali sono le caratteristiche? La prima testimonianza la prendiamo dal sesto canto dello Srimad Bhagavatam. Nella storia di Ajamila era una persona nata in una famiglia aristocratica, essendo incappato in attività peccaminose, vive una vita degradata, fino a quando all'istante della morte i servitori del Signore della Morte, che si chiama Yamaraj, cercano appunto di portarlo con sé per portarlo appunto in giudizio, per giudicare le sue attività, che diciamo in vita erano state tutt'altro che nobili, nonostante appunto avesse ricevuto in gioventù un'educazione appropriata. Ma interviene proprio il Signore della Morte, che si chiama Yamaraj, e istruisce così i suoi servitori, dicendogli: miei cari servitori, non potete toccare
i devoti di Krishna, perché i devoti sono molto cari al Signore e non sono sotto la mia giurisdizione. Lui, Yamaraj, che anche appunto lui è uno dei Mahajana, secondo appunto le scritture autorevoli esistono 12 Mahajana, che sono 12 personalità particolarmente esperte nel trasmettere la coscienza di Krishna. Ecco, Yamaraj, questo essere celeste, questa grande personalità, appunto è uno di questi. E lui in questo istante appunto sta istruendo i suoi servitori e gli dice: sotto la mia giurisdizione ricadono quelle persone che sono dedite alle scritture religiose. Uno dice: ma come, scusa? Hai detto che i devoti del Signore non cadono sotto la tua giurisdizione e poi dici che i compilatori delle scritture religiose cadono sotto la tua giurisdizione? Ebbene sì, dice Yamaraj, perché lui dice: in realtà ci sono persone che sono apparentemente religiose, che parlano di religione, ma che in realtà non sono effettivamente le attività che svolgono finalizzate a stabilire una relazione di devozione col Signore, ma da queste attività queste persone sono interessate a ricavare dei benefici materiali. Quindi le cerimonie, i riti, lui infatti dice, queste persone sono sempre impegnate a reperire gli strumenti utili per avviare delle cerimonie. E quindi lui dice: voi dovete stare lontano dai devoti del Signore, e i devoti del Signore appunto si contraddistinguono per il fatto che servono il Signore. Ecco, qui vediamo stabilito da Yamaraj un primo elemento, elemento essenziale che poi si ritornerà in tutti gli esempi che verranno proposti. Il devoto del Signore è colui che ha realizzato che lo scopo della sua vita è vedere se stesso come eterno servitore di Krishna. Il non devoto è colui che vede se stesso come goditore di questo mondo materiale, come goditore di questi sensi, questi oggetti dei sensi, no? Diciamo che questo è lo spartiacque. E quindi, da una parte, i materialisti sfuggono appunto alla compagnia con le persone che vedono, diciamo, la loro vita in questa ottica, in questa dedizione al Signore. E dall'altra invece i devoti sono attaccati al Signore, sentono attaccamento nei suoi confronti, lo servono. Troviamo un altro esempio significativo nel settimo canto dello Srimad Bhagavatam, la storia di Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj istruisce suo padre Hiranyakashipu, che era andato in collera appunto con i suoi istruttori, perché lui gli aveva detto: vi ho dato il compito di istruire appunto mio figlio a diventare un perfetto materialista, e invece lui viene qua a parlarmi di argomenti devozionali, e quindi io adesso vi punirò. E i suoi maestri, i maestri appunto che aveva ingaggiato Hiranyakashipu, poi dicono: vedi che non è colpo nostro, questa è farina del suo sacco, è lui che tira fuori queste storie, noi non c'entriamo niente con questo. E le istruzioni che Prahlad Maharaj dà a suo padre Hiranyakashipu sono le seguenti. Lui gli dice: caro padre, tu devi capire che le persone che sono troppo attaccate alla vita materiale non si dedicano al servizio del Signore, perché appunto perseguono altre finalità. E lui dà un modo affinché una persona che è troppo attaccata alla vita materiale possa liberarsi dalla sua contaminazione, cioè dai suoi attaccamenti materiali, e servire il Signore. Lui dice: esiste un metodo, quello appunto di spalmare tutto il proprio corpo
con la polvere dei piedi di loto di un Vaishnava, cioè di un devoto del Signore. Questo è il metodo che proprio Prahlad Maharaj, autorità in materia, indica. E questo metodo è ribadito anche nel quinto canto dello Srimad Bhagavatam. Abbiamo un altro racconto, un'altra storia, si tratta di Re Rahugana. Re Rahugana appunto è interessato a conoscere la verità assoluta e ha saputo che da qualche parte vive Kapilamuni, questa persona illuminata, e allora la sta ricercando. Lui è seduto su un palanchino e ci sono dei servitori che lo sorreggono, tra cui appunto c'è Jada Bharata. Adesso la storia è un po' lunga, comunque per farla breve e arrivare al punto di ciò che a noi interessa, tirare fuori da questa storia, è che a un certo punto Re Rahugana realizza che Jada Bharata, uno dei suoi portantini, è una grande anima, è un santo Vaishnava, e allora chiede istruzioni a lui sulla verità assoluta. E l'istruzione che Jada Bharata dà a Re Rahugana è proprio la stessa che dà Prahlad Maharaj. Lui dice: se tu vuoi comprendere la verità assoluta, devi spalmare tutto il tuo corpo con la polvere dei piedi di loto di un Vaishnava, cioè di una persona che è cara a Krishna. Perché lui dice: se tu esegui esterità, se tu fai i voti di rinuncia, prendi l'ordine di rinuncia, se tu ti dedichi rigidamente ai tuoi doveri familiari, se tu decidi di ritirarti alla foresta, tutte queste cose non ti serviranno a niente, perché non ti permetteranno di realizzare la verità assoluta. E questo è molto importante, perché il fine che i Vaishnava si propongono attraverso questi esempi è di farci vedere che le scritture vediche danno tante indicazioni alle persone su come evolvere spiritualmente, ma quello che non bisogna mai perdere di vista è la conclusione delle scritture, perché se si perde di vista la conclusione delle scritture si va a finire nella speculazione filosofica. Cioè, in realtà, ancora una volta, le scritture non sono finalizzate a concepire se stessi come eterni servitori di Krishna, ma a concepirsi come goditori di questo mondo materiale. Perché, come sappiamo, le forme di godimento non sono solo a livello grossolano, ma anche a livello sottile. Infatti, diciamo, in tutto questo argomento vedremo ritornare soprattutto degli aspetti, gli aspetti legati proprio alle diverse forme di godimento materiale che i Vaishnava ci dicono vanno tutte rigettate, vedendole come risvolti della stessa medaglia, anche se da una parte ci sono risvolti più virtuosi e risvolti meno virtuosi. Cominciamo dal risvolto meno virtuoso. Il risvolto meno virtuoso della medaglia è quando appunto l'essere vive per la gratificazione dei propri sensi, cioè vuole prendere piacere affinché il proprio corpo venga soddisfatto. E questo, diciamo che è spesso collegato dalle scritture con le attività peccaminose, perché queste attività, se non vengono regolate, sono attività capricciose che portano l'uomo a una vita decisamente degradata, peggiore anche di una condizione animale. Una condizione più nobile di vita è quando l'essere vivente si dedica ad attività interessate. In realtà anche queste che abbiamo appena nominato, cioè la gratificazione dei sensi, è un'attività interessata, però interessata al corpo. Invece la persona genericamente che si dice dedicata alle attività interessate, si intende quelle persone che sono interessate ad avere un riconoscimento sociale, una collocazione sociale, una posizione sociale. Ma in realtà
Anche in questo caso, la persona, benché persegua uno scopo più nobile di quella precedente, perché non solo pensa al suo corpo, ma magari pensa anche al corpo di qualcun altro. Facciamo l'esempio, per dire, un imprenditore, quando lavora, dà un posto di lavoro anche ad altre persone, no? Quindi, oltre che curare il suo corpo, il mantenimento del suo corpo, in un modo o nell'altro sta curando anche il mantenimento del corpo di altri, perché gli dà uno stipendio. Quindi vediamo, ecco, un esempio di questo tipo. Ma queste attività, appunto lo vedremo, e qua vedremo proprio una carrellata di esempi che riportano costantemente l'attenzione su di questo, non sono favorevoli alla vita spirituale perché ci allontanano da Krishna. Perché queste attività in realtà, se non vengono viste come impegno a servire Krishna, non fanno altro che rendere l'essere condizionato infatuato di se stesso, e quindi ancora una volta a concepirsi come il goditore e non il servitore. Un altro esempio è fatto da un grande santo Vaishnava che si chiama Sri Madhava Sarasvati Pada. Sri Madhava Sarasvati Pada, Prabhu, usa l'esempio del cucchiaio. Lui dice: alcuni studiosi possono anche comprendere qual è lo scopo, la conclusione delle scritture, ma questo non significa che loro l'abbiano realizzato. Perché, appunto, lui dice, c'è una differenza tra capire qual è lo scopo delle scritture e realizzarlo, ed è proprio l'immagine del cucchiaio. Lui dice, il cucchiaio può servire gustose prelibatezze, però non è in grado di gustarne il sapore di queste prelibatezze. E questo ancora per dire che solo colui che concepisce la sua esistenza come servizio al Signore è in grado di gustare questo nettare, perché ha compiuto questa operazione che, appunto, è stata descritta dai grandi Vaishnava nello Srimad Bhagavatam, questa operazione di umiltà, di porsi appunto umilmente al servizio appunto dei devoti di Krishna. Per comprendere lo stato d'animo che il devoto di Krishna manifesta, viene fatto l'esempio di Acharya Srila Prabodhananda Sarasvati Prabhu, perché è spiegato che lui riuscì a seguire esattamente, a mettersi proprio sulle orme di Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna stesso. Voi sapete, appunto, che nella tradizione Vaishnava Chaitanya Mahaprabhu è riconosciuto come Dio, la persona suprema stesso, che discende in questo mondo materiale in abiti da devoto, per mostrare appunto come la devozione al Signore, per dare l'esempio di come si può mostrare, manifestare la propria devozione a Krishna. E Prabodhananda Sarasvati Prabhu, appunto, rappresenta l'esempio nel seguire proprio questo stato d'animo. E ci sono diverse descrizioni che lui ha dato di questo. Vediamo un po' di riassumerne qualcuna. Un sentimento, appunto, che questo Acharya manifesta è la dolcezza di questo servizio di amore al Signore. Lui dice, questo servizio di amore è così dolce che anche le persone materialiste ne restano attratte. Le persone che sono dedite alla gratificazione dei sensi smettono le loro attività. I negozianti, lui dice, quando gustano il nettare del canto, delle lodi al Signore Goranga, a Sri Chaitanya Mahaprabhu,
ecco che smettono di compiere loro attività. Le persone che sono impegnate nelle attività interessate, lui dice, smettono di pensare ai loro affari, alla moglie, ai figli, ai parenti, e restano così incantati da questo sentimento così dolce di amore. E poi c'è un appello che Prabodhananda Sarasvati Prabhu rivolge alle persone che sono ancora lontane da Krishna. Lui dice, persone sante, si rivolge appunto a loro con questo, in questo modo, no? Ed è detto con un filo di paglia tra i denti, ad indicare l'umiltà e inginocchiandosi davanti a loro, no? Proprio questa è l'immagine appunto di un devoto che ha sviluppato questo sentimento così profondo. E lui appunto in modo accorato si rivolge a queste persone che ancora sono lontane da Krishna e dice semplicemente coltivate il servizio d'amore a Krishna, non importa le attività che voi state svolgendo, non importa la vostra collocazione sociale, non importa il mestiere, il comparto sociale in cui siete inseriti, non importa se state facendo attività peccaminose o se state facendo attività di beneficenza. L'unica cosa appunto che restate attaccati ai piedi di loto del Signore, coltivate questo attaccamento. Questo è il messaggio che i Vaishnava ci danno. Ed è un messaggio rivoluzionario perché appunto ci fa vedere che le cose che sono ritenute qualificanti in questo mondo materiale, per i Vaishnava sono del tutto insignificanti. Ed è fatto appunto l'esempio. È detto, una persona che nasce in una famiglia aristocratica, una famiglia nobile, no? Pensa di realizzarsi dicendo, beh, io sono un eminente studioso, sono una grande autorità che è in grado di trasmettere la parola di Dio. Un'altra persona invece che è impegnata in attività di dirigente può dire, io sono una persona che ha la capacità di governare tante persone e di dirigerle, e di dirigerle verso il Signore. Un altro ancora può pensare, io sono un grande uomo d'affari che do le mie risorse al Signore. E un altro può pensare ancora, io sono un lavoratore infaticabile che dedico il frutto del mio lavoro al Signore. Ma il Vaishnava ci dice, ma attento, ma tu cosa stai valutando? Che il centro sei tu o è Krishna? Chi è il centro della tua vita? Sei tu o è Krishna? Perché vediamo che in queste attività interessate, che non sono appunto quelle attività, dicevamo, le attività proprio peccaminose collegate alla stretta gratificazione dei sensi, ma sono queste attività, diciamo, più nobili, più meritorie, in realtà il centro è sempre l'io, è sempre io e mio. C'è ancora una concezione corporea di vita, una concezione collegata al corpo. E invece l'invito che i Vaishnava ci fanno, liberatevi da questo aspetto. E infatti Yamaraj, il signore della morte, quando istruiva appunto i suoi servitori, parlava dell'importanza di dedicarsi all'ascolto e al canto del santo nome del Signore. Perché questa è l'istruzione che ci danno queste grandi personalità.
attraverso l'ascolto e il canto del santo nome del Signore è possibile ravvivare la nostra coscienza. Però questo canto e ascolto del santo nome del Signore deve essere accompagnato dal servire anche i devoti del Signore. In che senso? Nel senso che comunque è l'attitudine, la modalità, lo stato d'animo che fa un devoto, che distingue un devoto da un non devoto. Non sono le attività in se stesse. È per questo che i Vaishnava appunto reputano le attività meno di zero. Che uno sia una tale personalità o una tal'altra, al Vaishnava non gliene importa proprio nulla. E infatti qua abbiamo una sequenza di esempi. Un esempio appunto ci viene nell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam, dove è detto che nel quarto canto dello Srimad Bhagavatam è Shiva che sta istruendo i praceta, no? E lui gli dice: se una persona compie il suo dovere sociale in modo corretto ed è, diciamo, fisso su questo proposito, riuscirà perfino a raggiungere la posizione di Brahma. Sapete chi è Brahma? Brahma è il primo essere creato da cui origina tutto l'universo. Quindi è una posizione estremamente eminente, no? E lui dice addirittura raggiungerà la mia stessa posizione. Shiva, diciamo che è il collegamento tra l'essere condizionato e la suprema persona di Dio. Quindi diciamo il punto di giunzione. Però in realtà se noi vediamo le persone attraverso la loro posizione non abbiamo capito nulla. In che senso? Perché ci riprendiamo di nuovo quanto dice Acharya Srila Prabodhananda Sarasvati Prabhu, il quale dice: la posizione di Brahma e di Indra è uguale a quella di minuscoli insetti. Fa proprio questo esempio per richiamare l'attenzione sul fatto appunto che la posizione non ha nessuna importanza. E questo stato d'animo chiaramente lo ritroviamo anche nelle scritture che ci parlano di Sri Chaitanya Mahaprabhu, di Krishna stesso appunto che appare nelle vesti di devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu appunto nei suoi passatempi conclusivi istruisce il suo discepolo Sanatana, Sri Sanatana. E lui infatti gli dice: caro Sanatana, che importanza può avere che una persona nasca in una famiglia degradata, in una famiglia che abbia una bassa nascita ai fini di adottare il servizio di amore al Signore? Oppure tu pensi che nascere in una famiglia aristocratica sia garanzia del fatto di ricevere questa misericordia, di poter servire il Signore con amore? Io l'ho messa come domanda retorica, lui lo mette in un altro modo, però ecco, mi è venuta fuori così. E infatti Sri Chaitanya Mahaprabhu, attraverso questo movimento del Sankirtana che lui inaugurò, diede proprio questo esempio. Perché se noi leggiamo appunto questi testi, queste testimonianze che ci sono arrivate, scopriamo che il portavoce di questo movimento spirituale era Ramananda Roy, che era nato in una famiglia di bassa estrazione. Un'altra personalità, la personalità appunto che è più rappresentativa nel canto, nell'esibire le glorie del santo nome del Signore, è Haridas Thakur Prabhu, che è appunto una persona nata in una famiglia di musulmani. Pensiamo,
siamo nell'India nel 1500, c'era una distinzione così netta, quindi chi era musulmano era proprio uno squalificato dalla società. E lo stesso, pensate, Sanatana Goswami, appunto con il quale prima avevo menzionato un dialogo, no? Che Sri Chaitanya aveva con questo suo discepolo, in realtà chi era? Era una persona che era nata in una famiglia aristocratica indiana, ma che in realtà poi era stato convertito all'Islam e quindi era stato scomunicato dalla società. Sri Chaitanya Mahaprabhu cosa fa? Recupera tutte queste persone, ma non le recupera perché lui vuol far vedere qualcosa, no, perché queste persone hanno dei sentimenti devozionali e esprimono questi sentimenti devozionali. E Sri Chaitanya Mahaprabhu fa vedere a tutti che in realtà il Vaishnava non ha a che fare con le designazioni materiali esteriori, non ha a che fare con le etichette, ma ha a che fare appunto con il sentimento. E questo appunto lo ritroviamo anche in un racconto che si trova in un altro testo Vaishnava, che si chiama Chaitanya Charitamrita. Sono i passatempi, sono sei volumi. All'interno di questo appunto ci sono dei passatempi, si chiama Madhya Lila, e lì è narrata la storia appunto di Sri Chaitanya Mahaprabhu che si reca nei luoghi di pellegrinaggio e va a visitare il tempio di un grande maestro della tradizione che si chiama Madhvacharya. Questo tempio era situato appunto nel villaggio di Udupi, che si trova vicino alla città di Mangalore, nell'India del Sud. E quando appunto il Signore arriva lì, incontra appunto questo grande caposcuola, no? Incontra questo caposcuola e con lui ha proprio un dialogo su qual è il vero scopo della vita umana, no? Perché questo caposcuola dice: ma se noi ci realizziamo nella nostra collocazione sociale e nei nostri doveri sociali, agendo appunto per la soddisfazione di Krishna, abbiamo realizzato lo scopo della vita umana. E lui dice: no, non è così. Noi dobbiamo sviluppare, riuscire ad arrivare al punto di essere sazi delle attività interessate, capire che le attività interessate non sono il fine della vita umana, ma il fine della vita umana invece è glorificare il Signore. In realtà, ritorno ancora sull'introduzione che ho fatto, questi argomenti sicuramente sono argomenti molto elevati, è proprio l'apice del, diciamo, della tradizione Vaishnava. Però al tempo stesso l'invito che Srila Prabhupada fa nei libri è quello di riuscire innanzitutto a comprendere bene che chi è un Vaishnava e qual è lo scopo della coscienza di Krishna, perché siccome appunto il cammino di realizzazione spirituale presenta questi ostacoli che sono collegati appunto al compimento di attività interessate, alla speculazione filosofica, al desiderio di ottenere dei poteri, dei riconoscimenti, se appunto la persona non ha realizzato bene qual è lo scopo, appunto rischia di perdersi per strada. Quindi per questo è importante richiamare l'attenzione su questi argomenti, anche se, ripeto, la situazione nella quale una persona si trova concretamente non rispecchia, magari non rispecchia affatto questa condizione, questo sentimento così elevato. Anche perché comunque la coscienza di Krishna è un movimento che è alla portata di tutti,
Perché Sri Chaitanya Mahaprabhu infatti ha fatto vedere che ogni persona, anche la più squalificata, può qualificarsi appunto attraverso il desiderio di offrire un servizio di amore al Signore. E questo è spiegato proprio anche da un punto di vista filosofico, nel senso che le scritture e i maestri Vaishnava ci spiegano che l'essere vivente, l'entità vivente, viene fuori dalla potenza marginale del Signore. Cioè Krishna ha delle potenze, delle sue energie, no? E le entità viventi, cioè l'individuo, l'essere vivente, no? Nasce da questa potenza marginale. Che significa? Che significa questo? Significa che costituzionalmente, per sua costituzione, no? L'essere vivente ha la tendenza a servire Dio. Gusta servendo Dio, prova piacere. Però cosa succede? Che se l'essere vivente deliberatamente decide di non servire Dio e decide appunto di non voler mettersi nella sua posizione naturale, ecco che allora è preda del condizionamento, perché a causa della sua natura marginale l'essere vivente non può rimanere in una situazione neutrale. O serve Dio o non lo serve. Se serve Dio, l'essere vivente sta realizzando la sua vera natura, si realizza spiritualmente. Se non lo serve, sviluppa ostilità nei confronti del Signore. Ecco perché tutte le tradizioni religiose ci parlano di sta famosa caduta. Questa caduta avviene nel momento in cui l'essere vivente manifesta apatia, manifesta indifferenza a servire Krishna, a servire Dio. Però i Vaishnava, che sono così gentili e compassionevoli, ci danno anche la ricetta per venire fuori da questo stadio. Non è che ci dicono solo, vabbè, adesso ci troviamo qua, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, no, non è così. Loro ci dicono, in realtà l'essere condizionato ha la possibilità di risvegliare nuovamente questa sua natura devozionale, perché in realtà è latente in lui. Anche se l'essere condizionato appunto ha sviluppato un sentimento di contrasto, di ostilità nei confronti del Signore, questo sentimento è sempre dentro di lui, perché fa parte della sua natura, è solo da risvegliare. E questo viene risvegliato, ci dicono le scritture e Vaishnava, sviluppando il desiderio di ottenere la misericordia di un devoto. Infatti, nel quarto capitolo della Bhagavad Gita, il verso 34, appunto, Krishna istruisce Arjuna e gli dice: avvicino maestro spirituale autentico. Ascolta da lui, ponigli delle domande e servilo con sottomissione. Questi, diciamo, sono gli aspetti fondamentali. E quindi questo è il metodo che i Vaishnava hanno dato proprio per ritornare al proprio effettivo stato, alla propria condizione naturale. Abbiamo anche un altro esempio. Nella Mundaka Upanishad è fatto l'esempio dell'albero baniano. Nell'albero baniano poggiano due uccelli, uno è l'essere individuale e l'altro è il Signore Supremo. La Mundaka Upanishad ci dice che fin quando l'essere individuale è convinto che otterrà la felicità gustando i frutti dell'albero, vive uno stato di allucinazione, di sofferenza,
perché si collega sempre di più a questa esistenza materiale fatta di nascita e morte. Ma nel momento in cui invece realizza che questo godimento è inutile, è controproducente, è contrario ai suoi veri interessi, ecco che in questo momento realizza se stesso come eterno servitore della persona suprema e ristabilisce così la sua relazione di amore con Dio. Quindi diciamo che la realizzazione spirituale ha a che fare con una presa di coscienza, che però non è una presa di coscienza astratta, ci dicono i Vaishnava, ma che si attua attraverso l'umile servizio. L'umile servizio a chi è caro a Krishna. E infatti Sri Chaitanya Mahaprabhu appunto ha lasciato dei versi in cui appunto lui dice: il devoto è colui che è umile, colui che considera appunto si considera come un filo di paglia nella strada, no? Un altro esempio, poi, proprio come stato d'animo, no? Parlavamo dello stato d'animo del Vaishnava, lo ritroviamo in questo grande devoto. Tra l'altro lui apparteneva appunto alla scuola di Ramanuja, di cui oggi ricorre questa grande personalità Vaishnava, Ramanuja Acharya. Oggi è la scomparsa di questo Vaishnava, no? E Kulashekara Alvar, infatti lui dice: io, Signore, ti chiedo solo di essere fisso nel tuo servizio di amore. Anche se dovessi rinascere qua, vita dopo vita, non mi importa. La cosa importante è che tu mi impegni al tuo servizio di amore. Lui dice che io si possa essere il servitore del servitore del servitore del servitore del servitore del servitore del tuo servitore. Quindi vediamo proprio i Vaishnava. Eppure pensate che questo Kulashekara Alvar era il re del Kerala. Quindi da un punto di vista sociale era un VIP, era un VIP. Eppure appunto coltivava questo sentimento. E questo perché? Perché questo infatti è spiegato proprio sempre nelle scritture, nell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam, è fatto un esempio in cui proprio è chiarito questo aspetto, che se una persona ottiene delle agevolazioni come una nascita elevata, una nascita in una famiglia aristocratica, ottiene ricchezze, ottiene un regno, ottiene prestigio, ma non si inorgoglisce di questo, allora è da ritenersi un intimo servitore del Signore. Perché ancora una volta ritorniamo sempre sul fatto di come appunto la persona vede se stessa. Mi vedo come goditore, cioè realizzo come goditore o come servitore di Krishna. Perché poi un aspetto interessante, anche se andate ad ascoltare quello che i Vaishnava esprimono, è che loro reputano di essere dei materialisti, ma di fatto si comportano da servitori del Signore. Invece i materialisti cosa fanno? Parlano tanto di Dio, ma di fatto la loro condotta non si realizzano come servitori di Dio, ma come goditori. Questo è sempre il punto, no? Su cui ritorna l'attenzione. E infatti Srila Bhaktisiddhanta Thakur Prabhupada parla delle persone duplici. Le persone duplici non sono le persone che sono collegate al fatto che l'entità vivente è nata dalla potenza marginale del Signore. No, la potenza marginale del Signore non c'entra niente con la duplicità dell'essere vivente, perché uno dice: beh, siamo duplici perché il Signore ci ha creato in modo marginale, no? Ci ha creato borderline. No, ci ha creato borderline. È l'essere vivente che decide di porsi
in questa situazione. Perché? Perché lui dice: la persona duplice è la persona che considera io e mio in termini collegati alla corporeità, alla sua corporeità. E colui appunto che si veste da Vaishnava, ha gli abiti da Vaishnava, ma in realtà coltiva dentro di sé il desiderio di gratificarsi, di ottenere una qualche felicità materiale. Coltiva ancora questo desiderio. E quindi quello che viene sempre richiamato all'attenzione instancabilmente è questo di impegnarsi umilmente al servizio del Signore e dei suoi servitori. Questo è, diciamo che il messaggio è semplicissimo. È semplicissimo. Diciamo le realizzazioni che Srila Prabhudananda Sarasvati Prabhu ci dà si possono riassumere semplicemente in questo, no? Coltivate semplicemente l'attaccamento ai piedi di loto del Signore Goranga. Però vediamo che c'è un gap a realizzare. Però l'attenzione deve essere proprio focalizzata su questo. E poi ci sono dei sentimenti anche che i Vaishnava provano. Vediamo appunto che a volte il Vaishnava pensa che il suo cuore sia contaminato dai desideri materiali. Dice: purtroppo sono vittima dell'idea che il godimento dei sensi mi darà la felicità. Però quando il Vaishnava pensa che il suo cuore sia contaminato da questi desideri materiali, in realtà questa è una molla che lo spinge a prendere ancora più rifugio nel servizio al Signore. Cioè questo sentimento che loro hanno, no, non è un sentimento di frustrazione, ma è un sentimento che catalizza ancora di più, che catapulta ancora di più l'energia sul servizio al Signore. Infatti, vediamo se riesco a trovarli, perché non li avevo segnati, ma qui appunto è sempre Acharya Srila Prabhudananda Sarasvati Prabhu dice: o Signore Chaitanya Chandra, se tu oggi non riversi su di me la tua misericordia, allora, essendo confuso, dove andrò? Che cosa farò? Sì, E un altro aspetto che occorre sottolineare è che il Vaishnava ha sviluppato anche un'ulteriore realizzazione. Quella che in realtà tutte le cose a cui aspirano i materialisti, il devoto automaticamente le ottiene. Secondo i Veda, no, ci sono quattro obiettivi nella vita. Il primo obiettivo è compiere i riti religiosi. Il secondo obiettivo è svilupparsi economicamente. Il terzo obiettivo è gratificarsi i sensi, no, provare piacere, godimento materiale. E il quarto obiettivo è la liberazione. Ma in realtà il devoto sa benissimo che se lui si impegna al servizio di Krishna, Krishna automaticamente gli concede ogni benedizione, ogni facilitazione. E infatti lo Srimad Bhagavatam è proprio la storia di queste personalità. Al Tempio, in questo periodo, stiamo leggendo la storia di questo grande re Prithu Maharaj, si chiama così, no? E questo re era un grandissimo imperatore, governava tutta la terra. Voi pensate che ricchezze e che prestigio, che onore che possedeva una personalità del genere. Eppure lui non era inorgoglito da questa posizione, lui si concepiva la sua esistenza come umile servitore e quindi non realizzava di fatto di essere re,
lui non pensava a questo, eh? E infatti, in questa storia, lui a un certo punto ottiene la visione, il Signore si manifesta davanti ai suoi occhi, ma non davanti agli occhi, no, di quelli appunto che ci sono quelli che dicono io ho visto il Signore, ho visto delle sue caratteristiche, no? È detto che il Vaishnava, il devoto del Signore, proprio per il suo intenso amore, proprio per il suo umile servizio, riesce a vedere appunto con gli occhi del cuore la persona suprema. E quando appunto la persona suprema appare dinanzi a Maharaj Prito, gli dice: io sono molto soddisfatto perché il tuo è stato un comportamento esemplare. Lui aveva dato prova di grande coraggio spirituale, si era trovato in frangenti molto complessi e il Signore era rimasto molto soddisfatto del suo comportamento. E allora gli dice: io ti concedo una benedizione. E lui infatti gli dice: io, Signore, l'unica benedizione che voglio è che tu mi possa concedere di ascoltare le tue glorie dalla bocca di un tuo puro devoto. Perché lui dice: ogni altra benedizione che io ti possa chiedere è superflua, è superflua. L'unica cosa invece che soltanto tu, Signore, mi puoi concedere è questo. Le altre cose si possono ottenere in tanti modi, ma non sono importanti, sono insignificanti, perché non sono reale fonte di realizzazione. Non c'è vero piacere in queste cose. Ci sono diversi aspetti, quindi riassumendo, abbiamo visto che attraverso le scritture e i maestri autorevoli viene fatta una distinzione tra chi è devoto di Krishna e chi non lo è. E in questa distinzione lo spartiacque e appunto è chi concepisce se stesso come servitore e quindi ristabilisce una relazione di amore con il Signore, e chi invece è nei confronti del Signore in un atteggiamento di antagonismo e quindi prova ostilità nei suoi confronti, invidia. Perché? Perché è convinto che c'è qualcosa da godere in questo mondo. Un esempio significativo a questo proposito è dato dalla posizione che si chiama Brahman, la realizzazione del Brahman. Questo lo troverete molto spesso nelle scritture, dibattuto questo Brahman, perché praticamente il Brahman che cos'è? Il Brahman è il fatto che la persona si vuole porre sotto la protezione del Signore. Io dice: Signore, mi pongo sotto il tuo ombrello. Ma perché si sta ponendo sotto l'ombrello del Signore? Perché vuole godere della protezione del Signore, non per servire il Signore. E per questo infatti che le persone con questa mentalità vengono definiti dai devoti impersonalisti. Perché in realtà loro si vogliono avvicinare a Dio, ma lo scopo di avvicinarsi a Dio appunto non è uno scopo immotivato, eh? Diciamo che lo spartiacque tra la motivazione e interessata e la purezza di intenzione è il servizio che viene offerto, l'umile servizio che viene offerto. E poi appunto per diciamo corroborare questo sono stati presi diversi esempi dalle scritture. Questo appunto fa parte, è sempre collegato a quello di cui si era parlato anche il mese scorso, no?
del fatto che Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada aveva ricevuto durante la sua vita delle pressioni molto forti, delle minacce di morte e ostacoli veramente duri, proprio perché aveva condannato il sistema delle caste che era vigente in India, no? Che apparentemente era fondato su principi religiosi, perché tutte queste persone sapevano a menadito le scritture, sapevano citare tutti i versi, ma in realtà Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati evidenzia che loro non hanno affatto compreso quali sono le conclusioni delle scritture, anzi stanno offendendo le scritture, perché appunto le usano per i loro propri interessi personali. E soprattutto lui dice la loro mentalità è offensiva perché loro non sono neanche in grado di riconoscere chi è un vero Vaishnava e quindi si comportano in modo offensivo nei confronti delle persone invece che hanno realizzato questa posizione. Questo era il riferimento quando parlavo appunto delle agevolazioni che una persona può ricevere, no? E se non si inorgoglisce di questo, no? Ed essere considerato come un intimo servitore del Signore, questo appunto era Sri Havir nell'undicesimo canto che istruiva un altro re che si chiama Nimi. Questi appunto vediamo nell'ottica dei Vaishnava non sono riferimenti eruditi. I Vaishnava vediamo a volte appunto che usano le stesse armi dei loro avversari per riportare appunto quello, per riportare la verità che è Krishna, per offrire il loro servizio d'amore al Signore. E quindi le attività possono apparire le stesse, ma la finalità è diversa, non è la stessa. Bene, io mi fermo qua. Se ci sono dei commenti, delle domande o qualunque cosa. Chiediamo gentilmente di parlare al microfono così si può ascoltare anche la domanda perché stiamo registrando. Se avete delle domande potete farvi avanti. Prego, scusi, se può. Scusa, ma la tua esposizione è stata così bella che mi spiace anche intervenire, no? E mi hai stimolato una metafora che mi sta così perseguitando e la voglio condividere con tutti, no? Cioè, quando uno nasce, nasce già la lotta tra l'equilibrio, no? Un equilibrio, no? Cioè, questa tendenza a un equilibrio perfetto, no? E che dopo uno lo identifica col Signore, con quello che vuole, con la sua cultura che ha avuto, no? Però c'è questa tendenza a un equilibrio, non si sa cosa, ma un equilibrio. E allora mi ha riportato un po', tanto per un po' per riassumere, dare un po' un succo di quello che stai dicendo tu, no? Che ci hai esposto tu, no? Mi ricordo che quando ero un po' più giovane di adesso, no? Mio padre mi aiutò a fare la casa, no? E si doveva prendere dei livelli, no? E lui ha detto, guarda, prendiamo una canna, no, dove mettiamo dentro dell'acqua, io fisso un punto, tu vai dall'altra parte e cerchiamo di dare un equilibrio perfetto. E naturalmente io, inesperto com'ero, alzavo la canna, la abbassavo, no, tu dici, lui mi dice, guarda, tu devi soltanto che posizionarla come l'ho fatto io. E allora io, con questa metafora,
paragono mio padre col Signore e l'altra parte, l'anima individuale, che sono io, no, che se non mi metto in sintonia con lui, a prescindere da qualsiasi caratteristica che io abbia avuto mentale, opposizione sociale, no, io dovevo seguire il suo punto. E allora c'è questa tendenza nell'uomo di fare quello che vuole, no? Però deve sempre ritornare al punto fisso, cioè quello lì, cioè che è il Signore, punto di riferimento. Dopo l'umiltà o il modo in cui uno si propone con il suo carattere, con la sua predisposizione somatica, fisica, va al di là di tutto. Cioè l'importante è capire che lui deve seguire quel punto là. Quando ha capito quello, no, ha completato il cerchio praticamente. Dopo uno riconosce che ci sono due personalità. Uno è il Signore, che identifichiamo così metaforicamente, e l'altro sono io. Però se non c'è una conoscenza perfetta di tutti e due, l'equilibrio non può essere perfetto. Tu cosa dici? Sì, è bello l'esempio che hai tirato fuori anche nella vita quotidiana. Tu hai ricordato, hai fatto un esempio, mi sembra appropriato, no, dell'immagine, in quel caso vedere il padre come l'autorità, no, come il principio di autorità, e quindi collegarlo al Signore Supremo, che in realtà appunto è proprio così. Sì, mi sembra un esempio appropriato quello che hai fatto. Sì. Se può avvicinarsi, per favore. Io avrei due domande. La prima, volevo chiedere come sviluppare l'umiltà, in che maniera noi possiamo, se ci sono degli strumenti, come svilupparla. E la seconda, è citato e anche nella Bhagavad Gita è scritto, di cercare un maestro spirituale autentico a cui affidarsi per potersi realizzare spiritualmente. Come poterlo trovare e come essere sicuri che è autentico? Queste due domande. Insomma, chiedi il segreto e il portatore del segreto, tutte e due, ok. Ma sulla prima domanda, una risposta è, diciamo, l'avevo ricordata, che l'avevo segnata appunto. I Vaishnava ci dicono: quando l'anima è condizionata, per risvegliare questo suo sentimento d'amore, deve sviluppare il desiderio di ottenere la misericordia da un devoto del Signore. E la seconda domanda, come si fa a riconoscere chi è un devoto del Signore? Le scritture e i maestri pongono proprio dei parametri basilari, che è il fatto appunto che un maestro deve appartenere a una catena di maestri autorizzati. Cioè il maestro deve aver ricevuto a sua volta, deve essere stato discepolo e deve essere stato istruito in questa scienza divina da una persona qualificata. E solo in questo modo, attraverso un ascolto attento e una realizzazione di questa verità assoluta, è in grado poi di trasmetterla a sua volta. Quindi, diciamo, questi sono i criteri di base, no? Il fatto di appartenere a una catena di maestri autentica, che hanno, per autentica appunto si intende che questa scienza divina non è stata interpretata, non c'è stato, diciamo, l'inserimento di opinioni personali, ma è stata riportata esattamente così com'è. Infatti, non a caso Srila Prabhupada, no, intitola la Bhagavad Gita così com'è, proprio per riportare questo spirito. E poi appunto sulla realizzazione spirituale. In realtà poi nel corso di questo incontro si sono aggiunti anche ulteriori elementi. Ascoltando, purtroppo in modo estremamente sintetico, chi ha la possibilità può andare a rileggerli,
ascoltare appunto le realizzazioni di questi Vaishnava, ad esempio i sentimenti, no? Che questo grande maestro Prabodhananda Sarasvati ci permettono proprio di constatare proprio lo stato d'animo di un devoto. C'è qualche altra domanda? Prego. Io gradirei, se possibile, approfondire la prima domanda della signorina, perché come io fraintendevo, l'umiltà sembra che faccia parte di un pacchetto, invece l'umiltà, secondo me, non fa parte di nessun pacchetto. Io non nasco umile o non umile, devo guadagnarmi eventualmente questa grande virtù che è l'umiltà, che questa parola la sento molto abusata, impropria e via via. Di quel poco che posso avere capito io è un cominciare una conoscenza dei miei limiti, di pormi in una situazione di maggiore chiarezza verso me stessa e verso il mondo che mi circonda, e via via mettendo in pratica dei codici di comportamento, delle modifiche di carattere, posso eventualmente osare di pensare, di limare per avvicinarmi a questa grande virtù che è l'umiltà. Però io non posso definirmi umile, perché nel momento in cui io mi definirei umile non lo sarei proprio, perché secondo me fa parte di un qualcosa di grandioso, di una sobrietà totale dell'essere umano, per cui io non oso neanche definirla più di tanto. Grazie. Sì, è proprio quello. Infatti i Vaishnava, si diceva prima, no? Reputano se stessi dei materialisti, ma di fatto agiscono come servitori del Signore. Quindi, diciamo, la persona umile chi è? La persona che vive la sua vita nell'atteggiamento di servitore del Signore e dei suoi devoti. La persona che non è umile vive la sua vita come attesa di godere di qualche beneficio materiale, di qualche felicità materiale. Posso dire una cosa che mi ha fatto venire in mente la signora, questa bella domanda che ha fatto e anche queste considerazioni. Una definizione che dà Srila Prabhupada dell'umiltà è non aspettarsi niente in cambio. In pratica ogni nostra azione è proprio motivata da un qualcosa che direttamente o indirettamente va a soddisfare le nostre personali esigenze. Infatti, negli esempi che Prabhu Gorabhu mi ha riportato nel corso della conferenza, ha evidenziato proprio come Vaishnava di altissimo livello, che sono veramente molto molto elevati, avendo sempre la loro mente assorta in Dio, in Krishna, automaticamente manifestano tutte le qualità. Questo sarà proprio argomento, il 23 febbraio ci sarà proprio una conferenza proprio su questo argomento, quindi come fanno alla televisione, non mancate, venite a trovarci la pubblicità. Ma la prima di tutte le qualità, proprio la prima di tutte le, è proprio l'umiltà, è proprio Trinada pis, unicenata, rora pisa, isnuna manina manadena, kirtani yasadari, cioè umili come fili di paglia sulla strada. La paglia, cioè, tu la schiacci, tu non senti dire niente, né A né B, e senza aspettarsi niente in cambio. Questa è la chiave proprio per accedere semplicemente alla potenza del Mahamantra, per poter recitare il Mahamantra in maniera continuativa, senza nessuna difficoltà. Questa è la caratteristica principale richiesta. Arriva dalla terra. Sì. Meno male che non siamo terra, però siamo anime, dai. Almeno. Siamo. C'è qualche altra domanda? Proprio abbiamo pochi secondi ancora. Prego, come no?
Allora, un neofita come lo ero io, lo sono ancora forse un po' meno di prima, è molto difficoltoso avere la presunzione, parlo per me, senza nessun riferimento, per l'occasione di questa domanda precedente, riconoscere un maestro, perché io che non so come muovermi, comincio ad aprire gli occhi, comincio a svegliarmi, non posso avere la presunzione di riconoscere un maestro, una persona che mi possa dare le dritte per potermi alzare e cominciare a camminare e cominciare a vedere. Quindi devo, parlo per me, ascoltare, avere un periodo, il periodo è molto, molto vago, nel senso perché il miglioramento spirituale è un fatto psicologico, non cronologico, quindi di poter decantare, diciamo, di poter un attimo più maturare e potermi mettere in sintonia in una condizione di apertura mentale e con il tempo potrò avvicinarmi a qualcuno, a qualcosa che mi possa dare delle dritte e dopo via via in base a una eventuale evoluzione o anche involuzione, perché giustamente se uno cade, se io cado, devo imparare che cadendo non era stato fatto bene quel passo, quindi è molto confortante anche nel dirmi questo, nel comprendere che se sbaglio non mi colpevolizzo più come una volta, ma che è un segnale di ridurre la mia presunzione, il mio orgoglio, per poter capire e di dover far meglio quella cosa che mi può far accedere a un qualcos'altro. Per cui questo è un cammino di grande evoluzione, di grande comprensione. Quindi ho imparato di tenere fermi questi pensieri, di aprire maggiormente la mia mente per poter eventualmente capire di più. E poi via via. Grazie. Grazie a te. Srila Prabhupada ki jai.